siamo arrivati anche alla contrada alle botteghe, siamo con le consigliere Virginia Scioni e Benedetta Cacciapaglia. Allora Virginia, parliamo subito, un grande entusiasmo e poi parte questa serata dance. Sì, sì, noi sempre siamo una contrada attiva, concentrata sul popolo, sulla comunità, e la nostra vittoria è questa, essere tutti insieme stasera. Ma soprattutto stiamo facendo questo speciale per far capire cosa significa la vigilia del Palio. È la vigilia, è tutto, è la conclusione di un anno di lavoro prima di domani. Benedetta, anche te due parole per questa serata, l'antivigilia se permette, o la vigilia? La vigilia, sì sì, no. Ah, c'è stata anche l'antivigilia sicuro. C'è anche l'antivigilia, diciamo ieri sera si poteva chiamare antivigilia, però sì, siamo contenti di essere qua tutti insieme, per noi abbiamo raggiunto numeri che non raggiungevamo da tempo, quindi come ha detto Virginia, per noi è già importante stare qua tutti insieme a festeggiare, a sperare che domani vada nel migliore dei modi. Cosa significa essere una contrada Iola, soprattutto consigliera di contrada? Essere una contrada Iola significa prima di tutto credere nella contrada e in quello che siamo tutti insieme. Quello che rappresentiamo per noi è importantissimo e al di là di come la domenica poi vada, per noi essere contrada è già tutto. Tutti ci dicono, ovviamente anche le altre contrade, contrada Iola, non è solo il Palio ma è tutto l'anno. È un anno di lavoro, di impegni, di responsabilità, però sicuramente è un anno che poi ci arricchisce come persone e quindi alla fine è un sacrificio ma che facciamo con piacere. Possiamo dire, no, che già questa edizione 2024 le botteghe forse qualcosa hanno già portato a casa, i baby. Esattamente, domenica scorsa appunto io consigliera ma anche sono partecipante nella commissione dei bambini insieme a Virginia, abbiamo portato a casa il Lavarino del Palio in Gioco, per noi è stata una soddisfazione immensa perché anche quello oltre il Palio comporta un anno di lavoro, di allenamenti per i bambini, quindi per noi è stata una gioia immensa. Daniele Scioni, l'assessore al Palio della città di Fucecchio, abbiamo fatto il giro delle contrade per trasmettere un po' le emozioni. Cosa significa la vigilia di un Palio? Ecco, penso che le immagini parlano chiaro e soprattutto l'entusiasmo di ogni contrada. Sono molto felice che voi abbiate fatto questo giro per raccontare proprio questo entusiasmo, perché altrimenti non si comprende a parole, se non si vede cosa succede nelle contrade e non si tocca con mano questa passione, questo entusiasmo, questa voglia veramente di vincere un Palio. Sono 364 giorni all'anno in cui tutte queste contrade lavorano per avere questo sogno, per vincere questa cosa, e quindi sono molto contento che questa cosa si possa raccontare. Il Palio ha raggiunto tanti risultati e è molto visto, molto, ha sempre più seguaci, sempre più persone che vengono anche da fuori Fucecchio a vederlo, e quindi il nostro lavoro è proprio quello di cercare di richiamare sempre più persone perché assistano a questa bellissima rievocazione storica che da una parte è bella da un punto di vista proprio sportivo, ma soprattutto richiama un po' la nostra identità, la nostra storia. Assessore Scioni, diciamo una cosa, io credo che importante sia anche il sacrificio, perché credo che sia il sacrificio, ma anche e soprattutto l'entusiasmo che tutti i volontari di ogni contrada mettono, soprattutto gli uomini addetti alla stalla, perché vivere questi tre giorni con il cavallo, che è l'emblema principale del Palio, è una cosa comunque che abbiamo cercato di trasmettere. Sì, assolutamente, si dice che una città di Palio sia una città migliore, e questo è dimostrato dal fatto che le singole contrade si organizzano con il volontariato, con tutta la disponibilità, tutta la passione che mettono, e veramente poi realizzano delle cose bellissime. Infatti domani la sfilata storica sarà un momento assolutamente da vedere, da non perdere,
prima poi che si passi a fare sul serio con la corsa, e lì allora la situazione diventa veramente bella, bella da vedere. Ricordiamo anche la scorsa edizione, la corsa appena finisce, veramente il cavallo che taglia il traguardo e il contrario sono già lì e te subito pronto perché prendono il cencio, non sappiamo come. A consegnare il cencio glielo devi dare subito, perché ovviamente è il loro premio e aspettano veramente un anno, e quindi quel momento è il massimo della felicità. E questo cencio quest'anno è anche molto bello, l'ha realizzato Marco Neri, un artista veramente forte, e sono molto soddisfatto del risultato che ha portato, e quindi credo che veramente quest'anno sia un'edizione particolarmente sentita, si sente, si percepisce dall'entusiasmo che ci gira intorno. Soprattutto anche la scelta dei fantini di ogni singola contrada, se permette, ha alzato il livello, perché credo che questo lo possiamo dire a voce alta. Sì, perché quest'anno il lotto dei 12 cavalli è molto alto, ci sono veramente tanti cavalli che possono da palio, come si dice, tanti cavalli che possono vincere, e quindi tante contrade che si stanno organizzando per portare a casa il risultato, e questo vuol dire aumentare le aspettative, aumentare l'emozione e quindi aumentare anche la bellezza di questa manifestazione. E domani vediamo come andrà. Che vinca il migliore, buon palio a tutti, vi aspettiamo a Fucecchio.